Licia Colò, nota conduttrice televisiva, offre uno sguardo approfondito sulla sua vita sentimentale e su dinamiche familiari sorprendenti. In un'intervista rivelatrice, l'autrice ripercorre tappe significative della sua esperienza, tra amori del passato, una sorella ritrovata e la relazione con l'ex partner storico, Nicola Pietrangeli. Il primo amore tossico, esperienze formative e fragilità giovanili. Licia Colò inizia a raccontare il primo amore, descritto come un'esperienza tutt'altro che positiva. A soli 14 anni, si trovò coinvolta con Michele, un ragazzo ambientalista di destra. Col passare degli anni, Licia ha compreso quanto questo primo legame abbia influenzato la sua autostima e la sua percezione di sé. La conduttrice racconta di come Michele, pur essendo di statura bassa, l'avesse sempre confrontata con altre ragazze, facendole percepire una continua insoddisfazione. Riflettendo su quel periodo, Licia afferma che l'intensità di un amore così giovane può lasciare cicatrici emotive durature. Tornassi indietro, dice, non rivivrei quell'amore, eppure riconosce l'importanza di tali esperienze nel plasmare la propria personalità. Negli anni, ha realizzato che ogni relazione, anche quella più complicata, contribuisce a formare chi siamo. Perciò, in un certo senso, ha trovato una forma di gratitudine anche per queste difficoltà. La sorella scoperta tardi, le vicende familiari e il legame ritrovato. Licia Colò, oltre a rivelare la sua complessa vita sentimentale, parla anche della sua famiglia. I genitori di Licia si sono separati nella sua adolescenza, ma lei non sente di aver mai subito una vera mancanza paterna. La figura del padre è sempre stata presente, nonostante le lunghe assenze a causa di impegni di lavoro. Uno dei momenti più sorprendenti della sua vita è stato il ritrovamento della sorella, avvenuto solo 3 anni fa. La nuova consapevolezza di avere una figlia di papà, mai conosciuta prima, ha portato Licia a esplorare nuove dinamiche familiari. Ci siamo conosciute solo dopo la sua morte, rivela con una punta di malinconia, sottolineando la fortuna di aver intrapreso un percorso di avvicinamento. Ora stanno cercando di costruire un rapporto significativo, complici anche i figli e le rispettive famiglie. La scoperta di una sorella, chiamata Gioia, ha un significato profondo. Il nome implica un grande amore, afferma Licia, riflettendo sul legame che unisce le due donne, cresciute in epoche e contesti molto diversi, ma unite dalla stessa storia familiare. L'amore più bello, un legame intenso, la storia con Alessandro Antonino. Licia Colò ha vissuto una delle sue relazioni più significative con Alessandro Antonino, ex collega e padre della sua unica figlia, Liala. Non ho amato nessuno come lui, confessa, rendendo chiaro l'impatto che questa unione ha avuto nella sua vita. L'amore tra i due si distinse per la spontaneità e la profondità, culminando nell'arrivo di Liala, un evento desiderato e celebrato. Tuttavia, il percorso non è stato privo di ostacoli. Durante una visita medica, Licia ricevette notizie preoccupanti riguardo la propria salute, ma sorpresa, il suo pensiero non andò alla malattia, bensì alla paura di non poter avere un figlio con Alessandro. Questi momenti di tensione hanno alimentato il legame tra di loro, ma, sfortunatamente, non sono stati sufficienti a salvaguardare la loro relazione, che si è conclusa in modo prematuro dopo diversi anni. La relazione con Nicola Pietrangeli, un amore di 7 anni tra scelte e distanze. Un'altra parte cruciale della vita di Licia Colò è stata la sua storia con Nicola Pietrangeli, tennista di fama internazionale. La loro relazione è durata 7 anni, dal 1987 al 1994, e ha suscitato diverse reazioni nel pubblico e nella stampa.
Licia si trovava a 25 anni accanto a un uomo di 54, con tutto ciò che questo comporta in termini di differenze generazionali e aspettative. Nel corso degli anni, Licia ha osservato come l'età possa influire su una relazione, ma sostiene che il vero problema si manifesti quando queste differenze diventano barriere. Anche dopo la rottura, Licia ha mantenuto i legami con Nicola, tant'è che ha partecipato alla celebrazione del suo 90° compleanno. Malgrado i loro percorsi si siano separati, Nicola ha recentemente espresso il desiderio di riavvicinarsi a Licia, un'idea che la conduttrice non sembra condividere, lasciando ancora una volta aperto il capitolo di una storia che ha segnato entrambi in modi inaspettati. Con il passare del tempo, Licia Colò emerge non solo come una figura del mondo dello spettacolo, ma anche come una donna che ha attraversato esperienze di vita uniche, tra fragilità e scoperte, dimostrando una resilienza e una capacità di introspezione notevoli nel suo percorso personale.